Buongiorno ragazze, come vi chiamate? Federica. Martina. Due ipoamiche? Certo. Da quanto tempo è che siete amiche? Da 4 anni. Vi siete conosciute durante nell'ambito di qualche concorso? No, facciamo lo stesso maneggio. Ecco, qual è il maneggio dove vi allenate? La Stella. E dove? A Lignano. Ok, allora, come sta andando questo concorso? Ma, tra alti e bassi, dai, bene. Va bene, ieri, prima in 110. Prima in 110, beh, complimenti. Sì, sì, è andata bene. Dopo di questo, dove andrete? Ai campionati 4 Cazzano. E sentite, quanto tempo vi porta via questa passione? Perché immagino che sia una grande passione. Sì, è praticamente tutti i giorni, più o meno 2-3 ore. Sì, anch'io tutti i giorni, è impegnativo. Non c'è mai stato un momento nel quale avete pensato di mollare tutto, di fare una vita normale, di un adolescente normale? No, perché ci tengo troppo. E fate tempo anche a vedere i vostri amici, a fare dell'altro? Sì, 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 sì. Quali altre passioni coltivate al di là dei cavalli? Io niente. Viviamo in maneggio. Viviamo in maneggio, quindi basta. Andiamo a scuola e stop. Senti, avete dei punti di riferimento nell'equitazione? Cioè c'è, non so, un cavaliere oppure una cavaliere donna, perché no, a cui vi ispirate? Edwina Top Alexander. Raccontami un po' di lei, che cos'è che ti piace di Edwina? Che è elegantissima, monta benissimo, sì sì, è il mio punto di riferimento. Martina? Anche a me piace lei, come monta. Va bene, allora ragazze, in bocca al lupo per oggi e per tutto quello che vi accadrà in futuro. Grazie mille. Grazie. Grazie.